Per accorciare le distanze, te guarda la luna, è la stessa luna che c'è qua. Per accorciare le distanze, te guarda la luna, te guarda la luna. Bentornati a Guarda la Luna, quest'oggi abbiamo come ospite... Romina Falconi, ciao! Ciao! Solitamente si pensa che arrivare a una grande casa discografica sia il punto di arrivo massimo più importante per una carriera di un artista. Tu devo dire che invece sei stata molto coraggiosa perché hai rifiutato in passato contratto sia con Universal che con Sony e attualmente sei con la Mescal, che è una meravigliosa casa discografica, più piccolina. Però insomma, qual è la cosa che ti ha fatto desistere dall'intraprendere un percorso con queste grandi major? La verità è che io avevo questi contratti in essere con queste due major, con una ero rimasta praticamente parcheggiata, quindi serve poco se poi non sa bene come farti uscire fuori. Forse è meglio farsi da soli. Il contratto con la Sony era perché ero uno dei partecipanti di X Factor e facevano un contratto tutelativo, diciamo, iniziale con tutti i concorrenti, perché non sapevano poi come sarebbe andato il programma e quindi era molto standard la cosa. Se fai un talent o lo vinci, allora investono su di te oppure no. Perché poi, detta così, se vai in giro la gente dice: no, ho chiuso dei contratti con delle grandi casette, piano pure per matta, perché c'è no, chiaro. C'è la figata di Valerio Soave della Mescal, e adesso questa sembra una sbiolinata, però immaginatevi un outsider come me, una che nasce dalla sagra del Kaciuk e si ritrova teletrasportata a Sanremo. Quando mi ha preso la Mescal ho detto: ma raga, vi rendete conto che sono molto difficile da maneggiare, perché fuori sembro molto femminile, dentro in realtà sono un boscaiolo, ho una penna biforcuta. La figata è che mi hanno detto proprio: a noi ci piace proprio così. Quando sono uscita da là mi uscivano le lacrime, perché ho detto: esistono, allora, ci sono. Io faccio questa cosa in diretta, mi posiziono, essendo che andiamo a parlare di biondologia, l'arte di passeggiare con disinvoltura sul ciglio di un abisso, un po' tipo in stile Lina Wertmüller. Ti volevo chiedere appunto come era nato quest'album, perché so ci sono 49 brani che tu hai dovuto scremare per... I 49 pezzi non è che l'ho fatto perché sembrava che a un certo punto manco mero, perché io dentro di me dicevo: io voglio fare un disco che abbia 12 canzoni fighe ma tutte diverse, e per fare la cernita di 12 canzoni fighe bisogna scriverne un botto, secondo me. Non sentirsi mai a posto al 100% con se stessi ti spinge per forza poi a cercare delle alternative per raggiungere quella che per te magari è un traguardo enorme. Poi magari là fuori neanche se ne accorgono, giustamente, perché gli ingranaggi del lavoro che c'è dietro un cantautore, c'è dietro un disco, non si sanno, no? Con effettivamente, certo. Era prima che entrassi in gioco Mescal, io dovevo avere la forza di unire le energie, volevo fare un disco che suonasse bene, e un disco costa tanto da fare, è stato quasi dare via un rene, vi dico la verità. Ma lo facevo col sorriso, perché dentro di me dicevo: dove sta scritto che una disgraziata non possa volere la luna? E poi a un certo punto ho preso i miei amici che lavorano nella comunicazione, tipo sequestro di persona, li ho messi tutti chiusi in una stanza, io ho preparato le lasagne, tipo siamo stati lì 7 ore, gli ho fatto ascoltare tutti i pezzi con la scheda alla mano, ho detto: adesso votate, in base ai vostri voti io decido cosa mettere nel disco. Una matta. Siccome hai definito biondologia come l'arte di rimanere leggeri in una vita piena di schiaffi, quale schiaffo ti ha permesso di fugare i dubbi che ti hanno accompagnata durante il percorso per poi realizzare questo album? Perché ho sentito che avevi una serie di dubbi. Sì, io avevo paura di non essere capita. Quando sei strano e ti senti strano magari da quando sei ragazzino, hai paura di non essere compreso, soprattutto se fai un lavoro che si basa sui giudizi delle persone. Quando scrivevo le canzoni dicevo: guarda, là fuori ci sarà qualcuno che ha interrotto come me, che se c'è il giorno no, prova pure a viverci su. Volevo fare proprio il paziente tipo dall'analista. Il paziente non deve aver ragione, il paziente vuole guarire da un momento difficile, quindi volevo tirar fuori anche il peggio di me, e l'ho tirato fuori. Quindi quando lo scrivi c'è mille paranoie, perché dici: madonna, adesso che cosa diranno, cosa faranno? E poi però quando non c'è niente da perdere debutti, e questa è la figata di quelli un po' interrotti. Citando uno dei brani contenuti appunto in biondologia, Cadono saponette, volevo chiederti: quanto
quante saponette sono cadute nella tua vita? Signora mia! Non mi risparmio, e se non ti risparmi però succede pure che la fregatura è dietro l'angolo. Quindi cadono saponette era proprio l'elogio del pessimismo. Immaginatevi una che si è ritrovata veramente dei casi ai limiti dei mammiferi, no? Storia d'amore, mi sono cercati tutti, che io lo devo salvare. Lui mi ama ma non lo sa, ma è colpa mia ovviamente. Perché adesso lo aiuterò. Però io lo saprò, lui mi ama ma non lo sa, io devo capire. Questo era il proprio il mood. Grazie al cielo adesso sono diventata, cioè, ho fatto il giro, sono diventata tremenda, però in quel momento lì io mi ricordo proprio che è capitata una persona che era stupenda, cresciuto con dei valori, buono, gentile, un bel ragazzo, mi conosceva, eravamo amici e amava tutti i miei difetti, eh? E un giorno mi propone di uscire insieme nel senso amoroso, e dentro di me ho detto ma questo sarà un signore della droga, no? Non è possibile. E mi è capitato pure di avere paura pure di una cosa bella. Tiziano Ferro, ascoltando il tuo album, ha pubblicato una storia dove ti ha definito genio. Ah, madonna, quel giorno lì, ma sono momenti casco per terra. Se leggo sta storia dico, ma no, sarà un fake. Tra l'altro me lo manda un mio amico e dico, e l'ho pure insultato. Non ci credevo, vado a vedere, e realmente lui, la spunta blu, mi ha detto, figlio mio, così mi fai morire. Proprio io ho scritto... Mi ha detto che gli era piaciuto tanto e non mi sembrava vero, perché ho detto tutto, mi credete, poi non è che siamo amici. E questo può essere in qualche modo un segno di quanto paghi poi essere sinceri e non giusti in quello che si fa. Le invidio anche un po' le persone che tendono a essere più ligie, più dalla parte, no, della rettitudine, però io mi sento proprio Calimero e quindi si vede che secondo me paga più la verità. Se tu tendi a sentirti un po' una ciabatta, è inutile che provi a fare, non so come scarpa. Hai capito? Noi provi a fare lo stivaletto, quello chic, ti conviene continuare a fare la ciabatta. Tra un po', non so, esempio, però su. Sono un po' dentro, un misto tra la Sora Lella e tra Francesca, non so se va ricordate. Sì, certo. E però mi piace questa dualità, che fuori mi faccia la tinta, ma vabbè, lasciamo perdere un minuto di silenzio per parrucchiare quando mi rivede. Però secondo me può esistere anche questa realtà. C'è una canzone che tu avresti voluto scrivere? Gli uomini non cambiano. Ce la potresti cantare un pezzettino? Mannaggia a me quando l'ho detto, perché... Ok, ti rifaccio una domanda. Senti, ma... Sono tremendi. Sono stata anch'io bambina di mio padre innamorata. Per lui sbaglio sempre sono la sua figlia sgangherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita. E ho lottato per cambiarlo. Ci vorrebbe un'altra vita. Applausi, applausi da casa, sicuramente. A me ha colpito moltissimo questa frase che tu hai rilasciato in un'intervista, è perché un domani non ci si ricorderà di noi per ciò che abbiamo fatto, ma per come abbiamo fatto sentire gli altri. Sì, è vero, perché noi stiamo troppo qui a pensare a quello che è giusto fare oggi, no? Cioè, magari muori, per esempio, l'ho scritta perché c'era questa inchiesta di persone che erano in punto di morte, tanti di loro avevano detto avrei preferito vivere come era giusto per me, non per gli altri. Questa cosa mi è rimasta così impresso perché io sono una ossessionata dal passato, cioè mi guardo molto indietro e guarda, quando ho degli amici che dicono no, io guardo solo avanti, e dico guarda, insegnaci la vita, perché io per esempio sono già dei mio molto malinconica e dico ma come ci arrivo io al centro anziani se già sono così? Noi dobbiamo pensare ad oggi, a far star bene le persone che abbiamo intorno e a creare qualcosa che non deve seguire per forza delle regole di omologazione. Cioè una persona, paradossalmente, quando lascia un segno, alla fine si è innamorato anche e soprattutto dei suoi difetti. E io lo penso riguardo ai miei nonni, alle persone che ho amato tanto, poi mi ricordo più del difetto in una maniera grottesca ed è quello che mi fa appassionare tanto ancora e che mi fa sentire ancora legata. Noi ti chiediamo un'altra cosa prima di salutarci anche. Se ti va di fare un pezzettino di una tua canzone. Come no? Tra l'altro abbiamo scoperto che nel video abbiamo scoperto che Trentalance è un grande sbattitore di uova. Trentalance fa, non sto scherzando, una crema incredibile. Mo' detta incredibile. Così. È detta così adesso. Nel senso, le crepe che adesso facciamo tutti a casa sono meravigliose. Dovevamo fare una scena che doveva sembrare lo scherzo. E lui fa, ma no, ma tu non ci crederai. Ma come le sbatto le uova io? Dico, ma tranquillo. Dico, guarda, manca la controfigura, ci serve qua. Vai! Ed è vero, è bravissimo a cucinare, Franco, te lo sto scherzando.
non è che mi piace tanto fare, ma perché è molto teatrale, perché io so un po', sbatto la porta, vado via per sempre, ciao, chiediamo a voi l'amante. Non lo chiamo di sera, è una regola chiara, ma che me ne frega, è me che lui ama, sta con quella iena, non la lascio per ora, a lui cosa frega, se muoio gattara, è zero di zero, mi ha mai regalato, tranne una cosa, l'undicesimo dito, se hai il cuore buono puoi buttare il fegato, le mie amiche lo odiano e non lo conoscono, che scema. Lontana da lui sono debole, cretina, per ogni ceretta inutile, mi dicevi sei speciale, ma poi vuoi quella normale, e meno male che era amore, ora sono da buttare, vuoi l'amante? Senti bene, buon amante, io non la so fare. Grazie, grazie mille Romina, grazie davvero. Grazie veramente. Grazie, ciao, ciao belli. Ciao.